da queste sorelle e fratelli fiorisca ora pienamente nell'amore del Padre che è nei cieli. Venire qui, davanti a questo monumento, che segna e ricorda quel fatidico 5 maggio di 23 anni fa. L'elenco di tutte le vittime è una figura che rappresenta il dolore di una città intera. Dopo 23 anni, Sarno vuole ricordare ancora, e lo ricorderà per sempre, vuole ricordare ancora quelle 137 persone che purtroppo furono vittime di una natura che non possiamo dire malvagia, ma di una natura che era stata devastata e come tale si era ribellata. Mandiamo ancora il messaggio di curare la natura, di stare attenti alla natura, di difendere la natura, e speriamo che questo messaggio arrivi laddove deve arrivare. È un dolore che ha cambiato aspetto. Non è più un dolore acuto, ma è un dolore cronico. È inevitabile ricordare i volti, ricordare le gesta, ricordare i fatti, insomma. Quindi, rimane indelebile in ognuno di noi. Cioè, purtroppo Sarno ed Episcopio hanno pagato il tributo in vite umane maggiore, purtroppo. Però, insomma, ricordiamo anche le vittime degli altri comuni, Siano, Bracigliano, 15 e San Felice a Cancelli, i cosiddetti 5 paesi del cratere. È doveroso, come ci dice pure la Bibbia, pregare per i defunti, perché siano liberati dal male e possano, soprattutto in questo tempo pure particolare di Pasqua, partecipare alla gloria del Cristo risorto. Però, ecco, io come credente, come cristiano, come sacerdote, dico che veramente la luce di Cristo illumina la mia vita e prego che possa illuminare tutti quelli che cercano questa luce. Non c'è spina senza rosa, e quindi io sono aperto così alla vita, quella vita che in cui crediamo. Don Antonio, a un certo punto un boato. Sì, comunque io sinceramente nel pomeriggio verso le...